scienza economica mainstream ha un'antropologia di base, che però non è soltanto un'immagine dell'uomo che rimane lì nel cielo della teoria, purtroppo è quella che si incarna nelle nostre vite quotidiane. I grandi pensatori dell'economia mainstream, penso a Varrà, a Menger, a Wilfred Pareto, questo sviluppo di pensiero, e aggiungo anche Stuart Mill, che è il filone empirico della filosofia inglese che nasce con Locke, Hume, un secolo prima, l'idea che hanno sempre avuto questa corrente è la possibilità di immaginare una struttura antropologica umana migliore. Cioè, è un pensiero progressista questo, eh? Perché, voglio dire, per esempio, Bentham, filosofo dell'utilitarismo in economia, è stato fondamentale perché è quello che ha creato l'ipotesi della teoria della massimizzazione, funzionale all'uso della matematica. In matematica, se tu hai una funzione fra due variabili, per individuare un punto, quale trovi? Un intervallo di punti dove ci sono infiniti punti? Una funzione cartesiana. Se tu dici l'obiettivo è massimizzare, c'è un solo punto. È la misura. Il problema della misura con cui abbiamo iniziato è risolto perché sono le coordinate del punto di massimo. Però c'era l'idea laica della creazione dell'uomo migliore. Il concetto di Stuart Mill, l'homo economicus, entra in questa concezione, basandosi su un'idea un po' tipica del pensiero psiano. Nell'Eliana, homo hominis lupus, perché l'uomo, l'essere umano, è prevalentemente caratterizzato da un utilitarismo. Le ipotesi sono: io punto al massimo benessere per me in condizioni di mutua indifferenza, cioè non mi curo degli effetti che il mio comportamento ha sugli altri esseri umani. Perché se tutti, nessuno fanno così, siamo tutti pari, perché tutti puntiamo al massimo benessere. Tutti ci freghiamo delle condizioni e io ti dimostro che se tutti fanno così raggiungiamo la felicità. Però tengo presente che questo discorso dell'uomo così non è completamente distante da un certo pensiero, per esempio, di stampo leninista. Eh? Cioè quando Lenin parlava dell'uomo nuovo, che è una cosa che è affascinante. Cioè, perché ci viene sempre un dubbio, noi siamo persone caduche, finite, con un sacco di difetti. Spesso i difetti sono superiori alle virtù. Siamo meschini, egoisti, nel senso inglese di selfish, perché il termine egoismo in inglese selfish vuol dire autoreferenziale, non è un'accezione negativa, moralista. L'idea che ci sia uno sviluppo della storia che migliori antropologicamente la natura umana verso forme di maggiore bontà, diciamo così. È un pensiero progressista, almeno per quanto riguarda la sfera economica, che loro hanno sempre riconosciuto poi che era una sottospecie della vita. Perché la domanda è che certe volte qualche studente mi dice: ma questa ipotesi da dove deriva? Comportamento di razionalità perfetta. Conosci tutto, sai tutto del futuro, so cosa voglio, massimizzo, me ne frego degli altri e raggiungo la felicità. Cioè, se uno lo dice così, dice: vabbè, che cosa stai dicendo? Eppure, è vero, a parte che poi me lo domando anch'io, questo pensiero qui ancora oggi valida ed è maggioritario. Ma allora, e mi domando, ma perché è maggioritario? Allora, c'è un condizionamento ideologico, c'è un condizionamento di potere, ho detto prima che la politica è la scienza del potere, però al di là di questo, poi devi suffragare, devi dare peso a una serie di ipotesi, di analisi. O dici, l'essere umano è fatto così, e quindi partiamo da questo e prendiamo atto, quindi homo hominis lupus. Come un pensiero quasi metafisico, oppure diciamo ci sono condizioni di libertà civili, perché un'altra cosa conta è che tutto questo pensiero si basa sull'idea del libero arbitrio, se no questi quasi non ci sarebbero, e della totale potenzialità libertà umana, cioè nessuno ti può comandare, neanche lo Stato, soprattutto lo Stato. Perché l'idea di società economica che il pensiero dell'equilibrio economico generale postula è una società atomista, cioè l'idea che non esiste la società come concetto. La società è esattamente la sommatoria di comportamenti individuali. Quindi esiste l'individuo. Per far sì che l'individuo raggiunga i migliori risultati per sé e per gli altri, deve essere il più possibile libero. È una teoria della libertà questa, eh? Questo è il pensiero di Hayek. Poi uno dice, sì, va bene, d'accordo, sono anche mi piace questa idea della libertà. Perché a chi non piace? Facciamo un esempio. È giusto che ci sia, ed è in Italia postulato, il diritto al lavoro.
Perché il lavoro è la condizione per renderti libero. Questo qui personalmente ho forse alcuni dubbi, però lo dicevo anche sui campi di Auschwitz, Albert McFly. Vediamo che ci sei dentro in questa ottica, no? Mi dico, vabbè, ma cos'è il diritto al lavoro? Il diritto alla libertà. Immaginiamo che sono sullo stesso piano, ma io non cambierei nulla della Costituzione italiana che mi va bene così, cambierei solo più l'articolo numero uno. L'Italia è una repubblica fondata sul diritto alla scelta del lavoro, che è una cosa un po' diversa. Lo Stato mi deve garantire, togliere tutti gli impedimenti che mi impediscono di scegliere, perché la libertà teorica deve diventare libertà effettiva. E questo è il discorso, diritto alla libertà teorica o effettiva? Perché io per essere libero devo avere la possibilità di essere libero. Quindi reddito di cittadinanza. Devo avere superare tutta una serie di vincoli, condizioni, di cose, insomma, perché non siamo tutti paritari. No. No, infatti è quello. Siamo tutti uguali. Infatti l'individualismo, come suo presupposto, è che gli individui sono proprietari. Sono proprietari. La base proprietaria che garantisce loro la libertà. Qui c'è anche l'equivoco, perché veramente dopo la rivoluzione francese, adesso stiamo tornando indietro, ma a parte la regressione degli ultimi anni, la forza della rivoluzione francese che dice che tutti sono proprietari di che cosa? Di se stessi. Guarda, i passaggi storici sono la Magna Carta nel 1200, la rivoluzione francese sui diritti civili, e la carta con l'habeas corpus: nessuno, il tuo corpo è inviolabile, magari non sei libero, ma almeno il tuo corpo è inviolabile. Non può essere torturato, per intenderci, ed è già un passo in avanti. Poi ti dicono addirittura: tu sei proprietario di te stesso, nessuno, non solo ti può toccare, ma non ti può ledere i tuoi diritti civili perché sei libero. È un passo in avanti. Eh no, le condizioni reali, che ti permettono di prosperare. Cioè, l'idea che il reddito di base oggi è un reddito di remunerazione, non è un reddito di assistenza, quindi assistenzialismo, che comunque per chi è in abile al lavoro, per chi è povero, per chi ha degli handicap, per chi cosa, è anche giusto che ci sia, certo, perché non sono in grado di lavorare, c'è uno in grado di lavorare, è voglio dire, è assistenza questo, certo. Poi tu assisti i malati in ospedale, assisti anche i poveri nelle strade, se voglio dire, il concetto è quello, ed è un concetto che di welfare che iniziamo, voglio dire, beveleggiare. Ma l'idea che non passa è il fatto che tu il reddito deve essere un reddito primario. In economia il reddito primario significa un reddito che distribuisce una ricchezza creata, come il salario e la remunerazione del lavoro. Il profitto è la remunerazione attiva dell'impresa, la rendita è la remunerazione della proprietà. E ti piace o meno, queste sono le tre forme. Il reddito dovrebbe essere come il salario e la remunerazione di un lavoro ritenuto produttivo, certificato come tale, quindi remunerato, anche molto poco, molto male, ma questo è un altro problema. Il reddito è considerato come remunerazione di quell'attività produttiva di valore, di cui parlavamo prima, della vita messa a valore, che non viene certificato come produttivo. Ma allora dovrebbe pagarlo Google? Esatto, una questione che adesso è. Ma a me quello che preme è far capire alle istituzioni politiche, soprattutto ai sindacati, che oggi il reddito è complementare al salario. La differenza tra reddito e salario qual è che è? Quello voglio dire, nessuno. Entrambi sono strumenti di remunerazione. La differenza con la sta che il salario remunera ciò che è certificato produttivo. Il reddito dovrebbe, perché non lo è attualmente, remunerare ciò che è considerato non produttivo, e invece è produttivo. Di vita sociale, di ricchezza reale. Negli Stati Uniti ci sono dei movimenti che hanno chiesto a Facebook di pagare gli utenti. Alcuni movimenti anarcoidi della California hanno detto: vogliamo, facciamo causa, ha fatto causa, Facebook ci deve pagare. Noi decidiamo tutto. E hanno perso perché hanno detto: ma Facebook mi dà un servizio gratis. Però Steve Jobs aveva detto una volta, si è lasciato andare perché lui conosceva la cosa, e ha detto: diffidate tutte le volte che vi danno qualche servizio gratis, ricordate? Sì. Perché la merce se ne vogliono. Poi non è, lui. Non è gratis Facebook, cioè comunque la rete la paghi. Sì, non è gratuito. Non è gratuito. Questo è un altro, sì. Questo è interessante. Ecco, su questo sarebbe un altro campo di battaglia.
il diritto alla connessione gratuita è un diritto fondamentale umano. Ormai sì. Oggi come oggi. E come avere il diritto alla comunicazione. Sì, l'impressione è che alle volte ci siano delle potenzialità inespresse di poter affermare, come dire, una produzione del comune, come diresti. E poi invece queste cose rispondono a logiche di potere che non sai come scalfire. Io sono ottimista. Sei ottimista. Ah, certo.